Zedda saluta la città, il primo cittadino di Cagliari saluta la città oggi con una conferenza stampa informale. Pronti per il commissariamento, il capoluogo sardo si appresta al commissariamento, i suoi ormai ex rappresentanti lasciano con orgoglio una città migliore. Donne e politica, la facoltà di giurisprudenza fa il punto sui risultati della nuova norma che punta a favorire l'ingresso delle donne nelle massime istituzioni sarde. Una scuola che premia, Pula l'istituto alberghiero, premia gli allievi migliori. Siamo entrati nelle aule per sentire i ragazzi. Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione da Telecosta Smeralda. E allora iniziamo subito con l'addio di Massimo Zedda alla città capoluogo. Lui è stato il primo cittadino per quasi due legislature, un addio accurato e soprattutto informale. Ha voluto sedere nelle file del consiglieri, mentre i giornalisti stavano invece nelle poltrone dedicate alla giunta. Che cosa lasciamo al futuro governo del comune e della città metropolitana, tenendo conto che il sindaco di Cagliari svolge anche il ruolo di sindaco della città metropolitana, con anche consigliere e consiglieri che fanno parte dei diversi comuni, oltre ai sindaci dei 17 comuni che compongono la città metropolitana, compresa Cagliari. Lasciamo un bilancio, dati del Ministero dell'Interno, che come potete immaginare non è esattamente il nostro più forte sostenitore, il più basso tasso di indebitamento pro capite tra i comuni italiani. In città metropolitana addirittura il tasso di indebitamento è pari allo zero. Diciamo che se tanti che si sono occupati della cosa pubblica a livello regionale, a livello nazionale, nel corso dei decenni, si fossero comportati come si sono comportati i sindaci e amministratori degli enti locali e i dipendenti, i dirigenti del Comune di Cagliari e di altre realtà virtuose, noi non parleremo oggi del debito pubblico italiano. I 6 miliardi che ogni mese sembra essere, dai dati che sono stati forniti l'altro giorno, la crescita del debito pubblico ogni mese nel nostro Paese, che ha un peso di 2.400 miliardi di euro di debito pubblico. Se altri, in altre istituzioni, sopra i comuni, si fossero occupati delle risorse pubbliche come ci siamo occupati noi e tanti altri, i miei colleghi, amministratori, consiglieri, assessori in tante realtà virtuose d'Italia, il nostro Paese sarebbe la punta avanzata dell'intera Europa. L'altro aspetto è quello del quali sono gli elementi che lasciamo. Molti di voi mi hanno chiesto: ma che cos'è una cosa significativa e una cosa che avrebbe voluto fare e che non ha fatto? Non è semplice rispondere a questa domanda, perché sono mille le cose che avremmo voluto fare. Nel 2011 l'unica area pedonale in città era Piazza San Domenico, che era occupata dalle auto, come ricorderete. Oggi indubbiamente tanti che non hanno votato per noi, magari per cultura politica personale o familiare, mai voteranno o voterebbero per noi, indubbiamente non tornerebbero indietro rispetto al poeta, rispetto ad altre questioni come la riqualificazione del corso Vittorio Emanuele. Sono elementi che indubbiamente hanno contribuito nel creare un senso comune d'appartenenza alla città. Ecco, un elemento che secondo me si è riscoperto in città e che ho percepito anche nell'ultima campagna elettorale invece non essere ancora così diffuso nel resto della regione, è l'orgoglio di essere cagliaritani. Io ricordo che il racconto di molti di noi, molti miei coetanei, molte persone più grandi, era: Cagliari è una città gay bellissima, e poi o una virgola oppure continuava la frase: ma bisognerebbe far questo. Però purtroppo, cioè, sempre un elemento poi negativo: è bella per i panorami, per l'ambiente straordinario che la circonda, però non è all'altezza delle altre città europee. Secondo me su questo abbiamo consentito alla città e ai cagliaritani di andare orgogliosi non solo delle bellezze naturali, che non sono dovute indubbiamente all'opera dell'uomo, il mare, gli scorci, i panorami nel Golfo degli Angeli,
ma alcune azioni che invece hanno portato Cagliari all'attenzione a livello nazionale e internazionale. E anche il presidente del Consiglio Comunale di Cagliari ha voluto salutare la città, una giunta, quella di Cagliari, che se ne va dopo aver comunque ricostruito un capoluogo, ora più, sicuramente più aperto al turismo internazionale. Ecco, siamo ormai agli sgoccioli di questa tornata consigliare. Un bilancio di questo percorso? Allora, questi 3 anni sono stati molto intensi. Devo dire che i numeri che ho presentato oggi in conferenza stampa dicono che l'attività del Consiglio Comunale è stata frenetica. Ed un altro aspetto molto importante è stato anche tanti atti e proposte approvate all'unanimità. Questo dimostra che maggioranza e minoranza hanno lavorato per il bene della città, per trovare un accordo e una soluzione che per il bene dei cittadini. Qualche progetto che non è andato a buon fine, lo lasciamo oppure no? Allora, diciamo che ci sono tante cose che sono in fieri, no? dal progetto della metropolitana che vedrà, insomma, l'inizio dei lavori quest'anno e quindi conseguentemente anche una trasformazione, una rivoluzione per quanto riguarda la piazza Matteotti, che sappiamo essere uno dei temi cari alla città, no? la situazione in cui versa oggi la piazza e tutta la zona intorno alla stazione, che vedrà, insomma, una nuova luce, una nuova organizzazione dei trasporti. Anche l'inaugurazione dello stadio, anche se noi abbiamo fatto tanto in questi anni perché questo impianto e questo nuovo stadio venisse realizzato per la città, certo ci sarebbe piaciuto magari poter fare la posa della prima pietra dell'impianto, però credo che lasciamo in eredità un grande lavoro che porterà a questo risultato. Ecco, lei mi ha fatto l'assist, io non posso che coglierlo, e to. Perché lo stadio del Cagliari nuovo è fermo? Allora, lo stadio del Cagliari nuovo non è fermo, nel 2016 è stato... Siamo un po' in ritardo. Sono cambiate un po' di cose. Noi già nel 2016 deliberammo in Consiglio Comunale la posizione dell'interesse pubblico. Adesso la società presenta un nuovo piano, fondamentalmente che prevede l'ampliamento del numero degli spettatori. Ecco, quindi rispetto a quella proposta che era stata già approvata dal Consiglio Comunale nel 2016, fondamentalmente è un impianto che conterrà un maggior numero di spettatori. Ecco, eppur si muove per quanto riguarda lo stadio molto bene, che città lasciate? Allora, io credo che lasciamo una città migliore e credo che questo sia dimostrato anche dall'attrattività che ha oggi la città rispetto a come era prima. Sono cresciuti i flussi turistici e gli investitori, e di questi giorni tanti investimenti che stanno facendo anche gruppi importanti per la realizzazione di strutture ricettive in città. Ecco, forse questo nel 2011 era impensabile. Una città che ha un'immagine verso l'esterno molto più positiva, è riconosciuta la qualità del trasporto pubblico, per esempio, della città. Quindi complessivamente direi che la città ha avuto quell'accelerazione di cui aveva bisogno, quella scintilla che la facesse illuminare. Cagliari città turistica, si è fatto un passo in avanti oppure c'è ancora molto da lavorare? E come dicevo prima, secondo me è proprio scattata la scintilla, la città inizia ad essere attrattiva, è entrata in circuiti turistici che prima non c'erano. Credo che ci sia ancora tanto da fare, però il fatto di aver attivato anche tanti operatori turistici che investono sulla città sia una cosa positiva. Si dia un voto da 6 a 10. Allora, è difficile darsi un voto, credo di aver messo tutto il mio impegno per svolgere il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale nella maniera migliore possibile. Gli ho dato anche un taglio, diciamo, di animazione culturale della città, quindi credo che questo sia importante, di memoria, nel solco anche di altre esperienze di sindaci della città come Paolo De Magistris o come Ottone Baccareda. Ecco, magari ho cercato di prendere qualche spunto
qualche suggerimento da questi nostri grandi sindaci. Un voto alla Giunta nel complesso? Ma io credo che sia più che buono il voto alla Giunta. Complessivamente negli 8 anni credo che la città ne abbia giovato. Paolo Truzzu di Fratelli d'Italia potrebbe essere il candidato del centrodestra per la corsa appunto alla carica di primo cittadino del comune di Cagliari. Lo ha deciso ad Arcore un gruppo di esponenti della Sardegna. Fratelli d'Italia esprimerà i candidati di Livorno, Andrea Romiti, Ascoli, Pesaro e appunto Cagliari. Appunto si cerca, anche Fratelli d'Italia cercano di assicurarsi il governo di alcune città rappresentative dell'Italia. Ebbene, con questa notizia ci fermiamo un attimo per una brevissima pausa pubblicitaria. Bentornati in studio. E nei giorni scorsi nell'aula Maria Lai del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari si è tenuto un incontro per fare il punto sulla situazione e sui risultati della nuova norma sulla parità di genere per l'ingresso delle donne nelle istituzioni politiche sarde. È stato appunto l'occasione per capire che cosa si può fare di più e meglio. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari insieme al CORE, come il Coordinamento 3 Giulia Giornalisti, ha organizzato nei giorni scorsi un incontro per valutare i risultati della nuova norma sulla parità di genere inserita nel sistema elettorale a fine 2017 per favorire l'accesso delle donne nel sistema politico regionale. Una novità normativa che ha portato all'elezione di 8 nuove consigliere a fronte delle 4 che erano presenti nella scorsa legislatura. Un risultato non eccezionale, certo, ma che è sempre un primo passo verso un cambiamento culturale. Sentiamo Luisa Marilotti del Coordinamento 3. Il Coordinamento 3 si dichiara soddisfatto dell'esito elettorale rispetto alla presenza delle donne? No, per niente, è stato deludente. Certamente abbiamo raddoppiato il numero rispetto alla legislatura precedente, ma 8 donne non è certo un numero che ci può soddisfare. Ecco, secondo lei quali sono stati i problemi principali? Ce ne sono stati diversi. Partiamo dal fatto che ai tavoli delle trattative si sono visti solo uomini dall'inizio, dando già un pronostico di come sarebbe andata a finire. Quindi a discutere di programmi, di coalizioni, di nomi, solo uomini. E infatti 7 candidati governatore, tutti rigorosamente uomini. E poi le donne non sono state coinvolte nelle liste. Diciamo gli uomini, i consiglieri uscenti soprattutto, hanno fatto il ticket con più donne, con 1, 2, 3, fino a 5 pare, e quindi questo ha portato vantaggi solo a loro perché hanno pescato da più parti. Poi però, raffrontando i risultati delle amministrative che sono stati invece soddisfacenti, perché ci sono moltissime sindache adesso, ci sono moltissime amministratrici, non è che in regione, siccome c'è più potere, quindi difficilmente i maschi lasciano spazio? Ma è evidente, intanto guardi, le donne che sono state elette provengono quasi tutte da formazioni politiche nuove. Quindi se la sono, diciamo, giocata alla pari quasi con i loro colleghi candidati. Mentre nei partiti tradizionali, dove c'erano diversi consiglieri uscenti, assessori uscenti, e chiaramente, che si sa, hanno più visibilità, sono più organizzati, lì non hanno espresso neanche una donna, tranne forse una, un partito di Forza Italia. Ma e questo già è una lettura, da una lettura. Una delle parti più interessanti dell'incontro è stata la presentazione dei dati rilevati da Federica Ginesu, una Giulia giornalista, il Movimento delle Donne dell'Informazione, che vigila sulla correttezza del sistema nei confronti dell'immagine femminile. Sentiamo Susi Ronchi di Giulia giornalista. In questa elezione regionale il fallimento non è stato delle donne che sono state elette in 8, quindi un numero molto esiguo rispetto al numero complessivo dell'Assemblea legislativa di 60 consiglieri totali, ma il fallimento è stato dei partiti e della politica.
c'è un blocco culturale e tanti paletti ancora che impediscono l'accesso delle donne alla politica, e la informazione, proprio per la sua come dire, responsabilità di genere, per la sua funzione sociale, contribuisce, deve contribuire ad abbattere questo muro, ad abbattere questo blocco culturale, come attraverso immagini, contenuti, rappresentazioni che siano totalmente privi di ogni forma di stereotipo e di condizionamento e pregiudizio nei confronti delle donne, e soprattutto dando sempre maggiore visibilità alle donne, al pensiero delle donne, alla politica delle donne e al mondo femminile. Anche il CORICOM, l'organismo territoriale chiamato a vigilare sulla corretta informazione, ha assunto come proprio il compito di lavorare sul cambiamento culturale. È necessario continuare a parlare di discriminazione di genere, di stereotipi che vanno estirpati. Un cambio culturale che si può fare solo passo passo, lavorando con i giovani, con le scuole, attraverso eventi anche di spettacolo, che attirino un più vasto pubblico. Per questo motivo il CORICOM ha collaborato spesso con Giulia Giornaliste. Il CORICOM Sardegna, insieme a Giulia Giornaliste, un'associazione molto attiva su questo fronte, ha dato vita a delle importanti iniziative. In questi ultimi mesi abbiamo messo in scena uno spettacolo teatrale che ha avuto grande successo, la conosci Giulia, sempre sui temi della comunicazione di genere anche nelle redazioni, noi ci occupiamo di comunicazione, e poi è delle settimane scorse la cerimonia di premiazione del premio Gianni Massa a Cagliari. Gianni Massa è un grande giornalista, l'abbiamo voluto ricordare anche perché è stato presidente di un vecchio CORE, che sono gli organismi che hanno preceduto il CORECOM, e anche qui abbiamo premiato dei pezzi che hanno avuto una particolare sensibilità per i temi, diciamo, al femminile. È vero, ancora le donne in Sardegna si devono fare spazio, soprattutto nelle istituzioni. Abbiamo visto che il Consiglio regionale è raddoppiato il numero delle consigliere, quest'ultimo Consiglio regionale è 8, prima erano 4, però c'è ancora tanta strada da fare, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione. Il CORECOM fa un invito anche a tutti i media sardi ad avere una maggiore sensibilità rispetto al mondo femminile per quanto riguarda le trasmissioni di politica. Le norme però da sole non bastano, come sempre. Quando le norme incidono sulle consuetudini di una società, bisogna dare il tempo a questa di prenderne atto e trovare in se stessa la forza per il cambiamento. Sentiamo Pietro Ciarlo, prorettore della Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari. Lei è fautore di una legge sulla parità di genere del 2009, poi che cosa è successo? Sì, fautore, autore, diciamo così, nella Regione Campania. Poi questa, ero allora capogruppo nella Regione Campania, questa norma è stata riprodotta nella legge statale per l'elezione dei consigli comunali. E poi via via è stata assunta nel corso di questo decennio nella legislazione regionale di varie regioni. È stata applicata nelle elezioni amministrative della Sardegna, prima delle regionali, e ha ottenuto importanti risultati, come ha ottenuto importanti risultati anche nelle regioni dove è stata utilizzata. In particolare in Sardegna risultano i consigli comunali eletti sulla base della doppia preferenza di genere hanno una percentuale di donne del 42%. Cioè si è passati da percentuali bassissime a una percentuale che è sostanzialmente di parità tra i generi. Per quanto riguarda il Consiglio regionale della Sardegna, si è passati da 4 donne a 8 donne presenti in Consiglio regionale. Naturalmente 8 donne su 60 sono ancora poche, però c'è stato un incremento del 100% della presenza femminile, che unita alla presenza, questi sono processi lunghi, no? Unita alla presenza nei consigli comunali, delinea un quadro nel quale le donne iniziano a consolidare una loro rete di rapporti politici a partire dai comuni. E c'è da credere che, come sta avvenendo altrove, la presenza delle donne, anche grazie a questa norma, non solo grazie a questa norma, si estenderà ancora di più, non solo nei comuni, dove sono ormai molte le donne sindaco, ma anche nella Regione Sardegna.
E adesso entriamo in una scuola, la Zuni di Pula, dove è stato premiato un giovane, ma è come se fosse stata premiata tutta la classe, quella del settore dell'accoglienza, asse portante del turismo di domani. La scuola alberghiera di Pula cresce di anno in anno, cercando di trovare una sua collocazione nel mercato della formazione di professionalità indirizzate al settore turistico. La Zuni, questo è il nome dell'istituto, ha così cercato di credere anche nel corso di accoglienza, quello più difficile da definire, ma che fa davvero la differenza in una struttura ricettiva. Il cuoco e l'addetto alla sala, cameriere o maître, hanno una professionalità infatti ben definita e materica. Chi invece vuole lavorare nell'accoglienza deve acquisire una serie di competenze che hanno più a che fare con l'empatia e con la comunicazione in generale. Quest'anno allora la scuola di Pula ha premiato un ragazzo, ma era come premiarli tutti del settore accoglienza, un premio istituito ogni anno per offrire uno stimolo ai ragazzi per fare di più e meglio. Sentiamo la preside dell'istituto. Buongiorno, benvenuti all'istituto alberghiero Azzoni di Pula. Questo è il settimo concorso di accoglienza turistica. Oggi è la giornata delle premiazioni. E quest'anno è stata una gara interessante perché oltre a far intervenire professionisti del settore di tutti gli alberghi di zona, abbiamo anche coinvolto le materie le lingue straniere che hanno dato manforte alla realizzazione del concorso. Tanto è vero che il vincitore, io lo considero vincitore di tutti i colleghi perché non è stato solo un collega del settore accoglienza a preparare il ragazzo, ma abbiamo contribuito tutti alla formazione di questo ragazzo. L'importanza della Sardegna è sicuramente dettata dalla sua posizione, sicuramente dalle bellezze. La scuola in questo contesto, la nostra scuola in questo contesto è una scuola che può dare molte opportunità di lavoro ai ragazzi e anche perché no anche di consapevolezza del luogo in cui vivono. Sono da quest'anno in questa scuola che prima ho frequentato altre scuole, però devo dire che l'indirizzo che c'è qua mi piace molto e che vorrei continuare anche in futuro. Io sono cresciuto presso poco negli hotel, quindi la passione ce l'ho da quando ero bambino, grazie a mio padre che mi ha fatto viaggiare agli hotel presso poco. Lui è nel camp ed è grazie a lui che ho questa passione. Abbiamo fatto un bel percorso. Si studia molto e cioè, chi vuole impegnarsi si impegna e se ci mettiamo impegno tutti è una bella scuola. C'è bisogno di molte più persone che sappiano le lingue, per esempio inglese o francese, anche tedesco, perché la Sardegna è un paese molto con vari turisti che vengono in tutto il mondo. È un'opportunità che ci danno per poter iniziare a capire in che cosa stiamo cimentando. Bene, allora a questi ragazzi noi auguriamo tutto il bene possibile, tutto il futuro possibile e con questo noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. I nostri prossimi appuntamenti sono alle 18, alle 19 e poi domani ovviamente con il notiziario della domenica.